it's a fact that I'm the seventh son. I'm the seventh son. And right now you could care less about me, but soon enough you will care by the time I'm done. Let's have a ball and a biscuit, sugar, and take our sweet little time about it. About it. Tell everybody in the place to just get out, and we'll get clean together, and I'll find me a soapbox where I can shout it. Difficile definire l'incontro di domenica, credo, per la tensione creatasi in campo, per la perdita di concentrazione, ma lei non crede che una squadra di Serie B, in questo caso il Colleferro Rugby, debba essere più maturo dal punto di vista della disciplina sportiva, della gestione delle emozioni in campo? Sicuramente è stata molto difficile da gestire perché di fronte avevamo una squadra molto, molto preparata e molto agguerrita, e questo ha portato nervosismo dall'altra parte, in questo caso per Colleferro Rugby. Indubbiamente una squadra con un... con 45 anni di storia e logicamente allo stesso tempo di giocatori con esperienza anche di campionati maggiori non devono cascare mai in questo tipo di situazioni. Ci potrebbe aiutare a capire un po' più a fondo come è stato lo svolgersi della partita sotto il profilo tecnico? Grazie. La parte tecnica è stata, da già dalle prime battute si è capito che di fronte avevamo una squadra molto, molto preparata tatticamente, infatti sui lanci di gioco, mischi e touche, ci mettevano continuamente in difficoltà, anche se fino ad oggi avevamo avuto la meglio con altre squadre molto più blasonate della neopromossa Gran Sasso. Questo ha portato anche, ritornando al discorso precedente, anche nervosismo in campo. Domenica 14 novembre i ragazzi dell'Under 18 giocheranno contro i sardi del Capoterra.